Poco verde, troppo cemento. A contestare il progetto della realizzazione della nuova sede della Regione Abruzzo sui terreni dell'area di risulta a Pescara, questa volta è l'architetto Tommaso Di Biase. L'ex assessore all'urbanistica del Comune di Pescara dal 2003 al 2008 ripropone il progetto del bosco in città così come era stato pensato 20 anni fa. Quello che bisogna dire è che dopo 15 anni, dopo 3 amministrazioni, 2 di centrodestra e 1 di centrosinistra, ci troviamo al punto di partenza. Nel 2004 il progetto del bosco fu appaltato, ma poi la magistratura ci si mise di mezzo e saltò tutto. E adesso siamo arrivati a un progetto che va respinto complessivamente, prima di tutto perché c'è il Palazzo della Regione, che non porterà nessuna cosa positiva nell'area di risulta. Ci sarà meno verde, più cemento, e cemento anche derivante dai silos che sono stati previsti, cioè i parcheggi non sono più sotterranei come nel progetto originario del 2004, ma sono degli edifici alti 15 metri e oltre, che quindi impatteranno quella realtà. Infatti la giunta Masci non ci ha fatto vedere nessuna immagine di come sarà l'area di risulta in futuro. Non ci hanno fatto vedere un'immagine di questo palazzo della regione, di chi l'ha progettato e chi ha progettato il verde. Non sappiamo nulla. Poi apprendiamo dalla stampa che il sindaco si è preso 17 deleghe, le più importanti per il futuro della città. Allora, il futuro di questa città è in mano soltanto a Carlo Masci. Se questo progetto fosse stato in capo a lei, per esempio, cosa avrebbe progettato? Come l'avrebbe immaginata quell'area? Beh, io l'ho già immaginata, infatti ho fatto un concorso nel 2004 che è stato vinto da un progetto che nel cuore della città prevedeva un bosco, nel cuore del bosco prevedeva una biblioteca e prevedeva dei parcheggi sotterranei, per cui era un progetto che serviva alla città e alla sua qualità urbana, che avrebbe avuto un carattere ecologico. Quello io riproporrei. Cosa si può fare adesso secondo lei per cercare di far cambiare idea agli enti preposti che in questo momento stanno portando avanti questo progetto? Il minimo sindacale è quello di rinunciare ai silos e di costruire i parcheggi sottoterra. Questo si potrebbe continuare a riproporre, però ci vuole un progetto unitario, cioè ci vuole un progetto che ci faccia vedere come viene complessivamente la sistemazione dell'area. I cittadini lo devono sapere, non capisco questa cosa di comunicare solo dopo a cose fatte, diciamo, come verrà un pezzo di città.